Allora, buonasera a tutti, benvenuti. È come sempre un piacere vedervi qua, e con la sala così piena. E oggi abbiamo un ospite d'onore che conoscete tutti, non ha bisogno di presentazioni, Dacia Paraini, che ci ha fatto l'onore e il piacere di tornare per il secondo anno consecutivo all'interno del nostro museo e di presentarci il suo nuovo libro, che è Vita Mia. E quindi poi entreremo, diciamo, nel vivo di questo libro, di quello che è narrato all'interno. E come vi dicevo, guardate che sono salita, ho iniziato a parlare. È stato un onore proprio perché arriva da un periodo particolarmente impegnato e faticoso, quindi ha rinunciato a tanti impegni nell'ultimo periodo, ma diciamo ha consentito a venire oggi qui. Quindi io le faccio veramente un grande grazie per la cortesia. Semplice. Grazie per essere qui. Chiudiamo alla grande questa rassegna culturale invernale e vi diamo poi l'avvio alla rassegna estiva che vedete in parte in prova nel cortile. Siamo arrivati a fine dei lavori e quindi siamo, insomma, felici di ospitare. Vi dicevo, anche ancora di più, siamo in mezzo ai quadri di Dario Fo, quindi è una commissione di eventi, cultura, arte in tutte le sue sfaccettature. Quindi grazie ancora e buona presentazione del libro. Pigre, angosciate, impaurite, sappiate che se volete diventare persone e non oggetti, dovete fare subito una guerra dolorosa e gioiosa, non contro gli uomini, ma contro voi stesse, che vi cavate gli occhi con le dita per non vedere le ingiustizie che vi fanno, una guerra grandiosa contro chi vi considera delle nemiche, delle rivali, degli oggetti altrui, contro chi vi ingiuria tutti i giorni senza neanche saperlo, contro chi vi tradisce senza volerlo, contro l'idolo donna che vi guarda seducente da una cornice di rose sfatte ogni mattina e vi fa mutilate e perse prima ancora di nascere, scintillanti di collane ma prive di braccia, di gambe, di bocca, di cuore, possedendo per bagaglio solo un amore teso, lungo, abbacinato e doveroso. Il dovere di amare vi fa odiare l'amore, lo so, un amore senza scelte, istintivo e brutale. Da questo amore appiccicoso e celeste dobbiamo uscire, donne mie, stringendoci fra noi per solidarietà di intenti, libere infine di essere noi, intere, forti, sicure, donne senza paure. Dacia Paraini. Ci ospita in questo luogo e grazie soprattutto a Dacia Paraini che ci è venuta a trovare e che con la sua presenza ci riempie sempre di grande gioia e coraggio. Abbiamo iniziato questo evento con una poesia che Dacia ha dedicato a tutte noi donne. Vedo un pubblico femminile numeroso oggi, non è un caso credo. E perché Dacia ha il suo tratto poetico che la caratterizza sempre. Lei è una poetessa, scrittrice, saggista, drammaturga, ha creato anche un teatro al femminile
che è una cosa estremamente importante, ma soprattutto la poesia, il tratto che la caratterizza. L'elemento poetico di questo libro stupendo, Vita mia, è il tratto dominante. Ho pensato a lungo a come presentare questo libro. La cosa migliore è leggerlo, perché qualsiasi parola è riduttiva. Si tratta di un libro in cui emerge l'amore proprio per il logos, per la parola che salva anche nei momenti difficili, per la poesia che è una guida e che è colei che ci conduce e ci dà forza anche nei momenti più duri. Stiamo nel 1943 in Giappone, il padre di Dacia, Fosco Maraini, che non ha bisogno di presentazione, insegnava all'università. Vengono chiamati il padre e la madre per vedere se potevano aderire alla Repubblica di Salò. Singolarmente ognuno dei due dice di no. Questo diventa l'inizio di un periodo difficilissimo, di un periodo di grande dolore. Vengono rinchiusi in un campo di concentramento. Le bambine sono piccole, Dacia e le sue sorelle, lei è la più grande, ha 7 anni. E sarà un dolore immenso, un sacrificio, ma soprattutto sarà un inno al coraggio, perché in questo libro quello che emerge è il coraggio del padre, il coraggio delle donne, della madre, che nonostante tutto, grazie alle favole, grazie al potere proprio della parola, riesce a entusiasmare in qualche modo ed emozionare queste bambine che non possono mangiare, non possono lavarsi, riescono a malapena a dormire. Dunque io vorrei, per iniziare, diciamo, e dare la parola a Dacia senza togliere altro tempo a lei, evidenziare alcuni temi fondamentali del libro che secondo me ci portano poi a capire quello che è proprio l'anima del libro. Penso per esempio al corpo, come viene descritto il corpo in questo libro, i corpi delle persone che vengono bruciate nei campi di concentramento, il corpo che rifiorisce, la passione che rinasce tra il padre e la madre di Dacia quando vengono liberati, il tema dell'amore, il tema della morte, il tema degli odori, gli odori che salvano. Dacia cerca di mettere nella borsetta della madre delle essenze profumate perché così la madre potesse essere felice. Gli odori del pane che la madre fa immaginare alle bambine per cercare di saziarle. Ci si sazia anche con le parole. Questo odore del pane per loro è salvifico. Altro tema fondamentale del libro, la musica. La musica che è un po' un altro volano, che è un altro strumento di salvezza, la musica che Dacia conosce bene, sia la musica classica, sia la musica in un secondo tempo dei cantautori. E poi chiedere a Dacia soprattutto quanto è stato doloroso e quanto è stato salvifico scrivere questa biografia, che è arrivata tardi, no? Che è arrivata molto tardi. Lascio la parola a lei, perché penso ci possa veramente... A tutti quanti, mi scuso che ho la voce un po' bassa. Mi sentite fino in fondo? Beh. Allora, appunto, ci sono molti temi in questo libro che sta sul mio tavolo da molti anni. Voglio dire che ho cominciato a parlare di questo argomento, di questa esperienza nel campo di concentramento molti anni fa. Però ogni volta cominciavo e poi lasciavo. Non riuscivo a portare a termine, perché era un po' come aprire delle vecchie ferite. Poi, proprio in questi anni, gli ultimi 2 anni, io ho sentito, come credo che avrete sentito anche voi, un'aria di guerra c'è in questo momento. Noi siamo un po' sotto delle minacce di guerra e questo mi ha fatto capire che dovevo finire questo libro, perché a parlare di guerra tutti sono buoni, ma una esperienza diventa testimonianza e forse è utile far capire che cosa può essere la guerra per una bambina, raccontata dal punto di vista di una bambina come ero io in quegli anni. Allora,
come ha spiegato bene la nostra amica, e nel 40, dunque, noi eravamo in Giappone perché mio padre, antropologo, studiava una popolazione del Giappone, del nord del Giappone, che si chiamano Ainu. Quindi, perché aveva vinto una borsa di studio internazionale, per questo eravamo lì. Io avevo appena 2 anni, ma anzi 1 anno e mezzo quando sono andata in Giappone, e loro erano 2 giovanissimi genitori. Quindi all'inizio noi ci siamo integrati, perché non eravamo lì per turismo, ma per studio, quindi siamo integrati perfettamente nella società giapponese, vestendoci al giapponese, mangiando al giapponese, parlando la lingua, insomma era una vera integrazione. Tutti i nostri amici erano giapponesi. Cosa succede nel 1943? Che il Giappone, che era, aveva un regime fascista, però era indipendente, era un paese autonomo, nel 1943 decide la follia di fare un patto con la Germania nazista e con l'Italia fascista. Voi sapete che l'Italia era divisa in due, no? Una metà era già stata, nel 1943 era già stata liberata, l'altra metà, lo sappiamo, tutti lo sapete, è rimasta 2 anni sotto l'invasione dei nazisti tedeschi, che consideravano l'Italia, che degli italiani, dei traditori. Infatti a noi ci hanno chiamato dalla polizia giapponese, proprio mentre prima nessuno ci filava, eravamo tranquillamente integrati, hanno detto: ah, voi da oggi, però questo avveniva non soltanto da parte giapponese ma italiana, cioè erano gli italiani che rappresentavano l'Italia in Giappone insieme con la polizia giapponese, che ci hanno detto: voi adesso dovete firmare l'adesione alla Repubblica di Salò, altrimenti diventate traditori della patria. Eravamo con 20 grammi di riso al giorno e basta, cioè carne, pesce, verdura, frutta, assolutamente nulla. Infatti ogni tanto, per esempio, passava un topo e veniva acchiappato, poveretto, e che doveva fare? Quando si ha quella fame lì, che poi è una fame che porta malattie, scorbuto, l'anemia, beriberi, avevamo tutte queste malattie per cui si perdono i capelli, sanguinano i denti, i muscoli non funzionano più, gli occhi non si vede, insomma si muore di fame, si muore di fame. Noi eravamo sempre lì ai limiti. E allora dicevo, se passava un povero topo, veniva immediatamente acchiappato, cotto, bollito, perché non si poteva fare altro, e ognuno mangiava un pezzetto di topo. Io ancora mi ricordo una volta che ero lì davanti a un piatto, piangevo perché non volevo mangiare, che era un po' schifoso, non vi consiglio di mangiare topi. Terribile. E piangevo, e mio padre diceva: mangia, mangia, che quella è un po' di proteine, mangia. E così naturalmente ho dovuto mangiare per capire cos'è la fame. Per fortuna noi non sappiamo cos'è la fame, possiamo sapere cos'è l'appetito, possiamo sapere cos'è la povertà, ma la fame è quella vera che porta alla morte, perché si muore di fame, non la conosciamo, per fortuna. E quindi questo, e loro avevano poi tutta una serie di sadismi, di violenze, perché ci consideravano traditori. Non so se io mi fermo, magari poi riprendiamo, non so se qualcuno voleva fare delle domande. C'ho tante altre cose da raccontare. Allora, io ho una domanda. Questo libro è estremamente poetico, raffinato, con una scrittura veramente elegante, però accanto a questa poeticità che emerge dal libro emerge anche una denuncia, non solo verso i nazisti colpevoli di tutte le atrocità, ma anche verso coloro che in qualche modo erano conniventi con i nazisti. E Dacia giustamente ci ricorda che vicino ai campi di sterminio, dove questo fumo si vedeva e si sentiva, vivevano delle persone, c'erano delle persone che vivevano lì,
E a questi poveracci che venivano bruciati in questi campi di concentramento nelle camere a gas venivano tolti i denti, l'oro, i vestiti. Questi vestiti venivano venduti, qualcuno comprava questi vestiti, i vestiti delle bambine, questo oro che veniva tolto alle persone che andavano bruciate, quindi qualcuno sicuramente sapeva, qualcuno era cosciente di tutto ciò che stava accadendo, ma questo silenzio è altrettanto colpevole, è altrettanto doloroso quanto quello dei nazisti. Vorrei che proprio ci descrivesse questo, perché nel libro questo tratto di denuncia verso coloro che erano conniventi è molto forte e è un tratto importantissimo, secondo me, da sottolineare. No, dunque devo precisare che questo riguarda il campo di sterminio nazisti in Polonia. Cioè io quando sono tornata, quando siamo tornati dal Giappone, dopo la guerra, non siamo morti proprio perché è finita la guerra, altrimenti probabilmente morivamo di fame, anche perché loro dicevano appena vinciamo la guerra vi tagliamo la gola. Puoi immaginare una bambina e io già prevedevo questa famiglia tutti con la gola tagliata, quindi sono esperienze molto molto drammatiche. Ma quando appunto siamo tornati, io poi sono andata varie volte in Germania, ma in Polonia, per capire, perché ero molto interessata proprio ai campi di concentramento. E Auschwitz, che è forse quello più conservato, no? Gli altri poi sono stati distrutti, e andare lì fa molta impressione effettivamente, perché ci sono le sale con i capelli, quelle altre con le valigie, quegli altri con i pezzi di, non so, persone che avevano una gamba di legno oppure eccetera, protesi. Ecco, la cosa che mi ha colpito leggendo proprio delle esperienze è che una cosa, ecco, giustamente il tema che dicevi tu, che moltissimi in Italia c'erano molti campi non di sterminio, ma c'erano campi di raccolta che erano tenuti da fascisti, non è che erano tenuti da nazisti. Questi campi di sterminio, di raccolta, raccoglievano ebrei, comunisti, omosessuali, rom, e loro poi li mettevano sui treni e li mandavano in Polonia, dove c'erano i campi sterminio. Però questo lo facevano i fascisti, non è che lo facevano i nazisti. I nazisti raccoglievano, poi arrivavano i treni, eccetera. Quando arrivavano i treni, soprattutto in Polonia, perché in Germania non volevano sporcarsi le mani, che facevano? Gli anziani e i bambini subito, immediatamente andavano nella camera a gas. Subito, appena scesi dal treno. Però l'inganno era incredibile, perché loro, per non farli spaventare, gli dicevano che andavano a fare la doccia, no? Quindi gli mettevano in mano un asciugamano, un pezzo di sapone. Questi entravano in una sala che, ecco, un po' come questa, perché erano lunghe. C'erano dei bocchettoni da cui effettivamente veniva l'acqua, per cui all'inizio si lavavano. Poi cosa succedeva? Che dal soffitto si aprivano delle fessure, loro neanche se ne accorgevano, e veniva giù il Zyklon B, che era un fortissimo topicida, un veleno terribile, che però aveva bisogno dell'acqua. Infatti, quindi l'acqua su cui loro si stavano lavando, a contatto col topicida che cadeva dall'alto, che era una polvere azzurra, veniva su un vapore letale. Quel vapore piace, pensalo, fallo pure, ciascuno ha le sue fantasie. Ora il tempo ti sembra lungo, ma poi si accorcerà, man mano che crescerai, ed anziana ti sembrerà cortissimo. In realtà il tempo non esiste, bambina mia. Infatti invecchiando mi sono resa conto che il tempo è una creazione affettuosa e struggente dell'essere umano. Non abbiamo inventato quella cosa poetica e commovente che è l'orologio per consolarci contando le ore, i minuti, che ci rassicurano sul tempo che passa, ma con ordine e regolarità. Il tempo invece è un caos, non ha un principio e una fine,
ma gira vorticosamente, come girano i corpi celesti nell'universo. Già da bambina mi chiedevo perché le stelle, i soli, corrono rotolando senza sosta nello spazio. Perché? Chiedevo a mio padre, ma lui non aveva una risposta. Si dice che l'universo sia nato da un Big Bang, che vuol dire un'esplosione colossale, e che i frammenti di questa esplosione stiano correndo nell'universo, ma questa è una parte della spiegazione. E prima del Big Bang cosa c'era? E da dove nasce la materia? E cos'è l'universo? Nessuno sa dire. Pensare che, naturalmente io sono contraria a qualsiasi guerra, però forse l'unica guerra che ha avuto un senso etico è stata proprio la guerra contro il nazismo, che è stata l'ultima guerra. E quindi i vincitori, gli alleati, per noi lì gli americani, ma poi gli alleati tutti, erano effettivamente dalla parte del giusto, insomma, combattevano contro il male, c'era proprio una chiarezza etica che non sempre c'è nelle guerre. Ecco. Lì per esempio poi gli americani in realtà sono venuti a morire, in Italia abbiamo avuto decine e migliaia di morti, e questo insomma ha un senso, e quindi quel momento là erano visti come degli liberatori, degli angeli, delle persone in qualche modo che venivano a salvare delle persone. Noi poi che eravamo stati in campo di concentramento per antifascismo, capisci che per noi erano veramente degli angeli. Poi naturalmente, come succede spesso, quando questa azione, queste azioni molto positive, perché era una guerra giusta, cosa rarissima, perché le guerre spesso non sono giuste, ma quella aveva una ragione molto profonda e ha avuto, se una guerra può avere una ragione, quella ce l'ha avuta. Ecco, però quando poi diventa potere, ecco che lì poi si fanno gli errori, infatti poi sappiamo gli errori che hanno fatto gli americani, che hanno fatto i vincitori, no? Ecco, i vincitori delle guerre poi dominano, perversano, dominano, schiavizzano, insomma fanno degli errori del potere, perché il potere in sé, però nel momento della liberazione, ecco, quello è stato un momento effettivamente glorioso, insomma, devo dire la verità, contro questa specie di mostro nazista che stava conquistando, ricordiamoci, aveva invaso tutti i paesi d'Europa, no? Per un pelo non è arrivato a conquistare la Russia, e lì sono stati straordinari a Stalingrado, a Leningrado, a resistere all'invasione nazista, così come l'Inghilterra in qualche modo ha resistito, però tutti gli altri paesi europei sono stati invasi semplicemente in nome di una superiorità ariana, no? Ma poi le cose che sono state fatte in Italia, proprio stamattina stavo leggendo il libro di Agnese Pini, se conosci, no? La direttrice del giornale di Firenze, che si chiama La Nazione. Beh, lei ha scritto un bel libro, racconta di come, non lei perché lei è giovane, ma sua nonna stava in un piccolo paesino della Carpagnana, e un giorno sono arrivati i nazisti e hanno sterminato tutti, cioè li hanno chiamati tutti, li hanno portati davanti alla piazza, e donne e bambini, anzi più donne e bambini che uomini, che gli uomini erano andati via, molti facevano lì. No, questo è un altro piccolo paese. 40 persone e li hanno ammazzati tutti. Scrivo, quindi devo crederci alle parole, però penso che anche lì dove la parola non diventa scrittura non è importante, perché la parola come pensiero ce l'abbiamo tutti, anche chi fa l'archeologa come la nostra amica Sara che mi ha accompagnato.
che è bellissima, l'archeologia è una cosa meravigliosa. E appunto uno può anche fare il medico, per dire, non è mica la parola scritta, ma la parola come pensiero. D'altronde perfino per fare il calciatore ci vuole testa, eh? Non c'è nessuna azione umana che non sia in qualche modo accompagnata e creata e che diventa migliore attraverso la parola. Ma la parola è pensiero, cioè il pensiero non esiste senza parola, ricordiamocelo questo. Pensiero è parola, non c'è un pensiero senza parola. Perfino gli animali, adesso sappiamo attraverso i studi, che hanno un loro linguaggio, non è quello nostro, non è quello scritto, non è quello riconoscibile da noi, però un linguaggio ce l'ha, tutti, perfino le piante. Si scopre che le radici sotterranee degli alberi, per esempio, comunicano fra di loro, è una cosa incredibile. Ecco, è un linguaggio, anche quello, non è nostro, ma è un linguaggio. Allora, il linguaggio, nel nostro caso, è fatto di parole. Cioè, non esiste un pensiero che non sia fatto di parole. Allora, più lavoriamo sulle parole, più il pensiero diventa raffinato, diventa profondo, diventa complesso, e più abbiamo la possibilità di confrontarci con gli altri, se no ci chiudiamo, no? E ci barbariamo. Questo credo che sia una grandissima forza della parola, che appunto sta, come ho detto, non solo nei libri, ma in tutto quello che noi facciamo e in tutto quello che noi pensiamo. C'è vita sulla terra? C'è forse vita nella guerra? C'è forse vita sulla terra? C'è forse vita nella guerra? È una gioia essere vivi, è bello essere furtivi, è bello sopravvivere, è dolce saper vivere, è bello essere matti, non tenere fede ai patti, fare tutto tutti nudi e mangiare sassi crudi. C'è forse vita sulla terra? C'è forse vita nella guerra? C'è forse vita sulla terra? C'è forse vita nella guerra? Prendi la libertà, la morte non ti avrà. Prendi quello che vuoi, respira a fondo e poi è bello fare l'amore, è bello schiantare il cuore. È dolce essere contenti finché non te ne penti. C'è forse vita sulla terra? C'è forse vita nella guerra? C'è forse vita sulla terra? C'è forse vita nella guerra? È una gioia essere tristi, fare il male senza essere visti. È bello essere pigri, mordere come tigri, è bello essere cattivi, è un vizio molto attivi, bello morire per uno scopo, bello vivere a gatto e topo. C'è forse vita sulla terra? C'è forse vita nella guerra? C'è forse vita sulla terra? C'è forse vita nella guerra?